L'occasione è la doppia carriera che Scienze Motorie offre agli atleti evoluti, in modo che possano studiare e allo stesso tempo esercitarsi ad alto livello. Giovanni Malagò è venuto per questo, a Verona ospite dell'Ateneo. Nella città olimpica del 2026, per le cerimonie in arena, soddisfatto anche dell'apertura della sovrintendenza allo svolgimento di vere e proprie attività sportive nell'anfiteatro. A questo punto la mia riconoscenza va alla sovrintendenza. Ci sarà un momento, diciamo, apice, 15 agosto, apertura dei campionati europei, squadra di pallavolo che è campione del mondo in uno scenario più unico. Credo che sarà uno spot, scusate se ve lo dico, per la pallavolo sicuro, per la città di Verona sicuro, in assoluto per tutto lo sport e per il paese. Secondo Malagò, se c'è la pallavolo ci può stare bene anche il basket, come del resto fu negli anni 70. Poi tutti gli sport da tatami e da ring, quindi box e arti marziali, per andare addirittura alla scherma. In arena recentemente c'è stato il ciclismo e questo riconduce il discorso sul dramma Rebellin, per cui il CONI ora porterà avanti la battaglia di recupero dell'argento olimpico su strada a Pechino nel 2008, revocato per un'ipotesi di doping dalla quale poi il ciclista venne assolto. Oggi sono arrivate delle mail anche per recuperare la medaglia d'argento di Pechino, di Davide. Farà passi anche il CONI per il recupero della medaglia d'argento? Sì, lì c'è qualche cosa che non dipende dal CONI, ma voi sapete degli organismi internazionali. Cerchiamo di capire più che mai alla luce di quello che è successo cosa si può arrivare a fare. Diciamo che sono cose anche lì un po' lente, non c'è dubbio. Infine il tema della giustizia sportiva, che deve affrontare temi delicati come quello appena emerso in casa Juventus, deve essere veloce, dice, perché non si può togliere allo sport la possibilità di programmare.